It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che son sicuro ci porterà alla vittoria. Beh, come dire, un comizio della Madonna. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per riuscire a fingervi politicamente interessati. Ok, dopo la puntata di settimana scorsa, praticamente incentrata totalmente su Salvini, in questa settimana di par condicio proveremo a parlare un po' di tutti. Detto questo, partiamo con il comizio della Lega di sabato in Duomo. Perché questa piazza, questa Italia e questa Europa è il simbolo di mamme, papà, uomini. Ebbene sì, dopo striscioni sui balconi ritirati dalla Digos e pupazzetti di Zorro, sabato in Duomo c'è stato un evento di cui tutta la stampa stava parlando. Ho fatto un giro della piazza, mi sono fermato a parlare con le persone, andava tutto bene, non voglio sfidare nessuna piazza. Calenda si è presentato al comizio della Lega e ha spiegato il perché. Non sarei mai venuto se non ci fosse un piccolo dettaglio, che la mia faccia è stata sbattuta sui social dicendo come se io fossi un camorrista, e questo io non l'accetto nel mio paese, dicendomi non ci sarà. Con tutto il rispetto di Salvini, io vado dove ritengo giusto, finché questa rimane una democrazia. In poche parole, seguite il mio ragionamento, seguendo questa logica impeccabile, questa è Settimana Grezza e nella prossima puntata Sasha Gray non si presenterà. Incrociamo le dita. Quindi è l'ennesima marchettone elettorale per prendere in giro gli italiani. Li leggeremo, diremo quello che pensa, ma già si sa che è una mezza truffa, come sono abituati a fare questi due signori. E soprattutto 5 giorni o 4 giorni prima del voto alle europee. Continuando nel clima par condicio, passiamo ad una conferenza del PD a Modena. A questa conferenza, qui era presente anche Fassino, per parlare di volti nuovi. Il problema è che questo governo fa l'esatto opposto. Beh, questo incontro era apertamente antisalviniano e infatti si è presentata la Digos. In poche parole, un incontro del PD è attualmente considerato dello stesso peso di un lenzuolo steso. Sono qui al Parco del Popolo. Devo dire che Reggio Emilia è una città meravigliosa, nonostante questa amministrazione da decenni la stia trascurando. Passiamo ora a Fratelli d'Italia, che al di fuori della portavoce Giorgia Meloni non abbiamo ancora capito in cosa differisce dalla Lega. Beh, una candidata di Fratelli d'Italia, tale Giorgia Manghi, ha trovato qualcosa che differenzia il suo partito dalla Lega. Ah, no. Ah, scusate un attimo, secondo me con questi giorni di pioggia mi sono sporcato la scarpa. Però ho qui con me qualcosa che mi può essere utile per dirvi. Cosa ne dite? Secondo me va bene, perfetto. A qualcosa è stato utile. Forse non si capisce troppo, la candidata ha pulito le sue scarpe con una maglietta antifascista. Per chiudere la parentesi preelezioni del 26 maggio c'è questa. Vi ricordate l'eurodeputato leghista che con una scarpa aveva imbrattato i fogli di Moscovici? È tornato e vuole tornare in Europa. Vai con Ciocca in Europa, vota Lega e scrivi Ciocca. Tecnicamente non ho ancora capito se secondo la par condicio far sentire questa pubblicità vada a favore della Lega o a favore degli altri partiti. Degli altri partiti, ok. L'intervento della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, certamente il mezzo a disposizione, mettono il mezzo e a disposizione la procura che ne ha disposto, attento a quello che sto per leggere, dopo lo sbarco dei migranti, il trasferimento nel porto di Licata, ha reso noto il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Chiuso
chiusa la parentesi elettorale, parliamo ora della puntata di Non è l'Arena, dove il ministro dell'interno ha scoperto che la Sea-Watch 3, la nave che lui aveva bloccato a largo con 47 migranti a bordo, era sbarcata per permesso della procura di Agrigento. Il sequestro dovrà essere convalidato dalla procura. Mentre lo sta leggendo lei, eh? E quindi io interpreto... Lo sto leggendo mentre lo sta leggendo lei. Inutile dire che non l'ha presa benissimo, eh? E siccome il ministro sono io, prendo atto delle parole di questo procuratore e approfondiremo la possibilità di valutare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, glielo ripeto, per chiunque agevoli lo sbarco a terra di immigrati portati in Italia da un'organizzazione illegale e fuori legge. Oggi è una giornata veramente molto molto particolare, potrebbe essere per alcuni aspetti anche storica, perché tutti ci siamo svegliati stamattina e ci siamo chiesti: ma il mio telefono Huawei domani continuerà a funzionare? Potrò scaricare le applicazioni dal Play Store? Riceverà degli aggiornamenti? Andiamo infine con Huawei, che per una scelta del governo americano ha perso importanti collaborazioni con aziende tipo Google, Intel e tante altre. Inutile dire che secondo la legge di Murphy il mio cellulare appena comprato è uno Huawei. Ah, un attimo, ci siamo dimenticati per la par condicio di parlare anche di 5 Stelle, più Europa, Forza Italia. Se l'Europa vuoi ribaltare, c'è un'impronta lasciare, libertà da conquistare e Juncker da licenziare. Vota Lega e scrivi ciocca, scrivi ciocca. La consideriamo risolta così, vero? It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.